No all'austerità per lavoratori e pensionati, sì alla crescita e al lavoro. Con questo slogan la CGIL dà il via nel veneziano a settembre di presidi e volantinaggi che culmineranno il 29 con una manifestazione a Mestre in Piazza Ferretto, dove grazie a un maxischermo ci si collegherà con Bruxelles e i rappresentanti del CESI, il sindacato europeo. La situazione infatti è critica in tutta la zona euro, ma in particolare in Italia, dove l'emergenza principale riguarda l'occupazione, drasticamente calata anche nel veneziano. Noi abbiamo oggi circa 18.000 lavoratori in provincia di Venezia che non hanno nessuna garanzia rispetto da qua a fine anno. Abbiamo situazioni di crisi che partono da Porto Marghera, sulla chimica, cantieristica e quant'altro, ma che riguardano tutta la provincia, sul metalmeccanico, sul tessile, con situazioni davvero pesanti. Abbiamo una parte grande, 8-9.000 lavoratori che sono in cassa integrazione e mobilità, che hanno gli ammortizzatori in scadenza e non si sa quale futuro avranno. La CGIL dunque chiede che venga attivato subito un tavolo anticrisi, ma il problema dell'occupazione riguarda anche i cosiddetti lavoratori della conoscenza. Per esempio, i precari della scuola, i 1.800 sono stati assunti con un contratto che scadrà il prossimo luglio e tanti sono rimasti a casa. Complessivamente noi abbiamo 400 docenti e 240-250 del personale ATA, del personale non docente, sempre nella provincia di Venezia. Questo a fronte di un aumento di 3.000 e rotti studenti. Difficoltà anche sul fronte dei trasporti, con circa il 25% in meno di trasferimenti statali alle regioni e un conseguente innalzamento delle tariffe che a Venezia è già scattato, con aumenti anche di 3 euro sugli abbonamenti. Infine, i tagli alla sanità. Ridurre per il 2011 circa 220 milioni di euro per quanto riguarda le 21 USL e le due aziende ospedaliere. Per quanto riguarda il 2010, ci sarà lo stesso finanziamento del 2009. Il bilancio dell'USL 12, tra l'altro, si era già chiuso nel 2009 con un deficit di 117 milioni di euro. Insomma, la crisi non devono pagarla i più deboli, insiste la CGIL, che però in questa mobilitazione, settembre in piazza, è da sola.